con il sindaco di Petritoli, Luca Tomassini, per segnalare una situazione piuttosto problematica relativa alla sanità non solo a Petritoli, in tutto il territorio della Valle dell'Aso. Il problema deriva dal fatto che ci sarà a partire dal 1 gennaio una riduzione, anzi un dimezzamento, per quanto riguarda il servizio di guardia medica a Petritoli. Si passa da 2 a 1 medico. Perché? Quando ho saputo questa situazione ne ho fatto richiesta al direttore dell'area vasta, il quale mi ha subito, dottor Livini, il quale mi ha subito risposto dicendo che lui dava corso a una ottemperanza regionale che prevede il numero di persone come parametro per il discorso delle guardie mediche. In questo caso facciamo riferimento alla guardia medica del fine settimana, dove, come tutti sanno ormai, i medici condotti dalle 8 del sabato mattino fino alle 8 del lunedì mattino non sono praticamente reperibili, e quindi tutto il servizio di pronto intervento, comunque di affrontare le situazioni che si creano, viene sviluppato dalle guardie mediche. Fino ad oggi, nelle ore del sabato e della domenica, dalle 8 del mattino alle 20 di sera c'erano due presenze, mentre la notte solamente una. Petritoli, insieme a tante altre sedi territoriali sanitarie, sta in un percorso di riallineamento, di riordino per quanto riguarda la postazione di continuità assistenziale, guardia medica. Area vasta 4 deve ridurre di un turno e mezzo o le attuali situazioni, quindi parliamo di Petritoli, Porto San Giorgio, Mamandola, via discorrendo. Petritoli nello specifico ha un turno e mezzo di guardia medica, occorre che passi a un turno. La continuità assistenziale, la guardia medica, è prevista una postazione ogni 20.000 abitanti. Quindi noi ci dobbiamo attenere a questo parametro. Io capisco che... Un parametro stabilito da chi? Dalla regione. Licio Divini ha risposto che praticamente lui dà attuazione a una delibera della giunta regionale, che è la 735 del 2013, che prevede un turno per ogni sede e un medico ogni 20.000 abitanti. Ripeto, lui non poteva che fare questo, ci mancherebbe, niente da dire. Infatti la mia richiesta di modificare questo parametro illogico, irreale o surreale, come si dice, cioè 20.000 abitanti, i chilometri quadrati del territorio non hanno nessuna importanza? Cioè, mi spiego meglio, in un paese densamente popolato, come sono quelli della costa, 20.000 persone le fanno un solo paese, e stiamo a 2-3 km quadrati, 4 di territorio. Qui per fare 20.000 abitanti abbiamo bisogno di 20 paesi e quindi arriviamo a 70-80 km quadrati, per cui un qualcosa che è veramente l'antitesi di quella che vuole essere l'attenzione della sanità, che il nostro nuovo presidente regionale aveva messo come massima attenzione, cioè dimezzamento delle liste di attesa, massima attenzione ai territori. Quindi io il mio invito che faccio ai consiglieri regionali e devo dire anche ai sindaci, ai colleghi sindaci, ai quali a tutti ho fatto presente questa situazione, è di non lasciar passare questa scelta in modo silenzioso, ma di farsi carico tutti insieme di poter modificare. Lo strumento è da studiare. Ma alcuni mi hanno risposto dicendo che sono totalmente d'accordo a far sì che questa delibera o questo taglio venga modificato, tenendo conto appunto delle distanze e della viabilità, perché poi non scordiamoci neanche questo, cioè che qui percorrere 40 km o 50, che quelli che possono essere da Mon San Pietro per andare alla Pedona o ad Altidona, sono 40-45 km che ci si impiega con il tempo, con le strade che ci sono, non meno di un'ora e mezza, per cui la domanda che tutti ci siamo fatti è che se ci sono due richieste, come è probabile che ci siano, come si regola il dottore? Anche perché questo territorio, visto che ne parlava, andrebbe dalla costa, quindi da Pedaso Campofilone, se non sbaglio, fino a?
Diciamo fino a Monterparo, Monsan Pietro Morigo. Quindi comuni della comunità montana, Monterparo comunità montana. Esatto. Io capisco che nelle zone disagiate, quelle più difficili interne, questo parametro crea qualche problema perché la percorrenza, la viabilità e quant'altro, però dentro questi numeri ci dobbiamo stare. Non viene penalizzato il territorio, in questa riduzione delle postazioni noi cerchiamo di rivedere anche gli ambiti geografici di competenza. Se Petrituri passa una postazione va pure bene per Area Vasta 4, come passa ad una postazione pure Monte Giorgio, dove ci stavano due, e si passa ad una. Che cosa chiede alla Regione? Ma io chiedo di poter rivedere questi parametri e di poter intervenire, purché venga fatto però velocemente, per evitare che ci sia questo taglio già a partire dal prossimo mese di gennaio. Si inserisce in un quadro di impoverimento dei servizi nell'entroterra? Ma assolutamente sì, quindi in questo caso poi l'impoverimento non è nei confronti dei comuni, che al limite può essere discutibile, ma qui stiamo parlando di persone, quindi qui il servizio e l'impoverimento viene fatto a discapito delle persone che abitano nell'entroterra.